Hello everybody, this is me in a new video for you. Ok, oggi c'è un vento allucinante, spero che mi sentiate. Comunque oggi è il quarto giorno della Six Fan Arts Challenge. Oggi abbiamo in programmazione, mi credo in TV. Oggi abbiamo Hermione e sono veramente, raga, sono fiera di come è uscita Hermione. Non so che cosa mi è successo, ma il mio stile sta sempre più crescendo e sono veramente contenta di questo. Spero che vi piaccia, come sempre mi raccomando seguitemi su Instagram e su TikTok come sempre. Lasciatemi un like e un commentino e buona visione. Ebbene sì ragazzi, iniziamo subito con Hermione. Allora, ho deciso di non fare la classica versione di Hermione con la divisa appunto il Grifondoro, semplicemente col mantello eccetera, no? Ma ho deciso di farla nella classica versione proprio da studio, da Hermione, proprio quella, come si suol dire, proprio pane e acqua, la vera Hermione, quella che studia, quella che sta lì ad ammazzarsi per capire bene tutto. Insomma, lei è fantastica, io l'amo fin dal primo Harry, è il mio personaggio preferito, non c'è niente da fare, insieme a Draco Malfoy. Comunque abbiamo Hermione che fa qualcosa con le pozioni, sta preparando qualche sua miscela fantastica. Comunque, come potete vedere, ho deciso appunto di realizzarla nella versione ispirata più al secondo film, cioè la versione più, se non erro, dodicenne, tredicenne, non ricordo l'età esatta. Comunque ragazzi, per intenderci, la Camera dei Segreti, perché Hermione, io mi sono innamorata di Hermione proprio in quel film, dal secondo in poi è diventato proprio il mio personaggio preferito. Non lo so, la versione di Hermione con tutti i capelli ricciolini, proprio con i frisè, stile proprio streghetta, lei super bambina, però super intelligente, insomma è davvero il mio personaggio preferito. E comunque l'ho disegnata con questo puntolone, appunto, oddio, come si chiama, raga? Il calderone, giusto? Comunque, questo calderone gigante dove appunto sta facendo questa pozione. Come vedete, ho sempre utilizzato lo stesso pennello di tutti gli altri personaggi, quindi questa matita, che poi andrà a sfumarsi in modo fantastico con i colori sopra. È una cosa che sto adorando, credo che disegnerò spesso così, mi piace un sacco. E nulla, quindi vi lascio al video, mi raccomando non dimenticatevi di seguirmi sui social, ci saranno presto delle novità. E nulla, Nelson, is this a science fiction picture? Is that what are we doing? What am I singing here exactly? Hey, Nelson,
Is this a science fiction picture? Is that what are we doing? What am I singing here exactly?